Date un voto qui sotto da 1 a 10 all'acquisto di Rui Patricio da parte della Roma, se volete anche il rapporto qualità-prezzo. Detto questo, Vai col video. vai col video. Adesso basta! Adesso parliamo noi! Godiamo a spruzzo Alisson e il nuovo portiere Ah no, non proprio. Non della... proprio neanche. Neuer, Neuer! No. Neanche. Oblak! No, No. nemmeno. No, magari no. No, Ciao magari sì, ragazzi. mi servono un po' di soldi, Ciao ciao. ragazzi, ben ritrovati a tutti. Detto questo, ovviamente, ragazzi miei, era provocatorio. Era provocatoria l'intro. Dobbiamo parlare del nuovo portiere della Roma. Perché per un nuovo portiere che va. Per un vecchio portiere che va, Che un ci nuovo. saluta. Che ci saluta, un nuovo arriva. Ma prima di parlarne, vi chiediamo di lasciare una marea di mi piace per supportare i nostri contenuti. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Abbiamo anche un secondo canale YouTube de calcio completamente parallelo a questo, un terzo canale YouTube non de calcio, trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio, sulla vostra squadra del cuore, sul calciomercato e su tutto quello che volete, su tutto il mondo del calcio, ovviamente stiamo per proporvi un modo completamente gratuito per farlo. Vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e andare a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Non dobbiamo aggiungere altro, ragazzi miei, è un'applicazione completamente gratuita. Cosa volete di più dalla vita? Detto questo, allora, Da che partiamo? io partirei dalla Da partenza, quello che se ne va? da Paulo Lopez, che va Sì, via, sì. 26enne, classe 1994, che ha trovato l'accordo con il Marsiglia, così come Cengiz Under, e se ne va per una cifra, prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a A 12 12. milioni di euro al raggiungimento delle 20 presenze stagionali. E Esatto. per un 26enne che va, ragazzi miei, arriva Rui un Patricio? classe 1988, un 33enne. E Sicuramente io più esperto. è sicuramente più Direi, esperto. sicuramente più Ovviamente siamo esperto. qui per esprimere il nostro, parere in Certo, merito. certo. Io non direi godiamo a spruzzo un zonzia della, perché l'ultima volta è andata veramente No. male. No, 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 ma assolutamente, secondo me, non voglio dire che c'è poco da godere, perché comunque, È praticamente un buon ti portiere. liberi di un peso morto, quello che si era creato nell'ambiente Roma, perché comunque Paolo Lopez, forse nell'ultima parte di questa stagione appena conclusa, sembrava essersi rimesso un pochino in piedi, però nei momenti in cui è stato a terra, e purtroppo c'è stato per tanto tempo, ragazzi, era un portiere inguardabile. Ovviamente era arrivato a Roma con ben altre aspettative, Aspettative sicuramente, come al deluse, solito, deluse. delusione complessivamente, perché ha fatto una prima parte di stagione appena arrivato, devo dire, anche abbastanza importante, aveva dimostrato di essere un portiere anche Stai a affidabile. parlare dell'anno Sto scorso? parlando dell'anno scorso, esattamente. Però poi, nel momento in cui è arrivata quella papera topica con la Lazio al derby, Paolo Lopez sembra aver imboccato uno stradone. Mentale, Esatto, uno mentalmente. stradone dal quale non è più uscito se non nell'ultima parte. Complessivamente, comunque, ragazzi, ci liberiamo di un peso morto. Punto. Non aggiungo 12 altro su milioni di Paolo euro, credo che, no, credo, la plusvalenza la facciamo perché l'avevamo pagato 25, se non ricordo male, lo rivendi a 12 dopo 2 anni, l'avevamo pagato 23 e Lopez. mezzo, quindi 23,5 plusvalenza? penso di sì, eh. Ma secondo me. Ammortamento del calciatore per 2 esercizi, per 2 stagioni, lo vendi a E 12, contratto io di credo quanto proprio di sì. era? Il contratto di Paolo Lopez con la Roma quanto era? Non lo so, Quello è. vabbè, diciamo che dai, non ci hai perso. Bravo, Diciamo secondo che me ce vai teoricamente pari. ci hai perso. Secondo me non ci perdi, ce vai in pari. Allora, Quindi alla fine va bene così. Sì. io qualcosa da ridire ce l'ho e poi mi dici tu che cosa ne pensi. Il Vai. mio ragionamento è il seguente. Sì. Se ne va un 26enne che nell'ultimo periodo si era ripreso. Ok. Bene o male, no? Diciamo che si era ripreso, dai. L'obiettivo solitamente, di una squadra è quella di guardare in prospettiva. In Sì. questo caso invece abbiamo fatto secondo me un passo indietro perché tu ti liberi di un 26enne e metti in cantiere un 33enne. Ok, È un sì. portiere 3-4 stagioni? È una prospettiva, diciamo, a breve medio termine, non a Breve medio, medio-lungo sicuramente non a termine. Non medio-lungo. puoi con Rui, sta di con Paolo Lopez, con Rui Patricio, programmare i prossimi 10 anni di Roma. Non lo puoi No, fare. non puoi programmare i prossimi Quindi 10 anni, ma secondo me per cominciare. Almeno le prime 3 stagioni, secondo me, con Rui Patricio le puoi fare senza problemi. E il motivo, secondo me, per cui hanno scelto di puntare su Rui Patricio, ricordiamolo, richiesta espressamente fatta da José Mourinho, secondo me l'obiettivo è solo uno, quello di avere una garanzia
in porta senza scommettere, andare sul sicuro, anche se ti dovesse durare 3 stagioni, come ho appena detto, hai comunque una certezza in porta, perché secondo me Rui Patricio non è un portiere che ha bisogno di adattarsi ad un certo tipo di campionato, perché ha accumulato un'esperienza tale in carriera che non gli serve andare ad esplorare. Portogallo, appunto, mi sembra di parlare di un portiere abbastanza esperto, abbastanza forte, dove secondo me non c'è bisogno di dargli delle scusanti, come magari per dire è arrivato adesso, deve conoscere questo campionato. No, secondo me con questo portiere non puoi fare questo tipo di discorso, quindi lui senza scuse appena arriva a Roma, senza scuse anche la Roma però che lo compra, perché hanno scelto di affidarsi a questo portiere. Dovesse andare bene, assolutamente gli diamo ragione, ma sarebbe solamente una conferma della teoria, secondo la mia, dicevo. Secondo la quale vai abbastanza sul sicuro. Questa secondo me è la scelta fatta dalla Roma e da Mourinho. C'è un'altra cosa da ridire. A livello economico, secondo me, se non sbaglio, si chiude alla fine, non sono ancora uscite le cifre ufficiali, ma si chiude a 10 più 3 del bonus. Te se ne va Paolo Lopez per quella cifra. Però non è poco, cioè per 33enne 13 milioni di euro per uno che ovviamente non ti dà tanta prospettiva futura. Però quella butto là un perin, un, cioè se volevi trovare qualcosa di più giovane alla stessa cifra, comunque di affidabile, lo trovavi. È vero che Rui Patricio ha vinto quel che ha vinto. Certo. E c'è un'altra piccola critica. Anche all'interno dell'europeo qualche piccola incertezza l'ho notata. Okay. Seppur ha fatto anche dei miracoli, c'è da dirlo. Okay. Non vorrei che si ripresenti quello che succede nella storia della Roma, esclusa la parentesi Alisson e Szczęsny a parte. Più di quei portieri, Alisson, perché ragazzi Alisson è stato clamoroso. Di quei portieri che praticamente ti alternano, continuano ad alternarti delle situazioni sì a delle situazioni no. Rui Patricio ovviamente, regà, non va bocciato, deve ancora arrivare, lo dobbiamo ovviamente valutare. Come fa a bocciarlo ovviamente, non è ancora visto. Con Mourinho poi, ragazzi miei, però la mia paura da tifoso della Roma, che ce l'abbiamo nel DNA ste cose, un po' sono preoccupato. Ma la paura allora, se è questo il discorso che mi fai, me la dovresti fare per qualsiasi portiere che arriva a Roma. A parte per qualsiasi portiere, ma a maggior ragione dovresti farmela per un portiere giovane, un po' più giovane di Rui Patricio, che non ha ancora dimostrato quello che è stato e quello che è ad oggi. Quella, Rui, infatti, Patricio, quella credo che sia una paura intrinseca, a prescindere, fosse arrivato anche veramente, fosse tornato Alisson, no, qua Alisson no, non qua l'avrei Alisson, detto. No, non l'avremmo detto sicuramente. Però lì sì che avremmo scritto l'altro titolo che ci davi prima. Esatto. Però il discorso che ti faccio è questo: se tu andassi a comprare, faccio un altro esempio, mi viene in mente questo nome, Gollini, che al momento con l'Atalanta è in situazione non si sa, è arrivato Musso, potrebbe andare via, okay, e quant'altro. Non lo paghi di certo 10 più 3, te costa come minimo 22, 25, fai anche 25 perché l'Atalanta è bottega cara. E può succedere la stessa cosa. E può succederti la stessa cosa, ti arriva Gollini e ti fa lo stesso che ti ha fatto Paolo Lopez, e allora là che fai? Che in quel chi non risica non rosica, chi non risica non rosica. Ma appunto, quindi prendi Rui Patricio. Esperienza. Esperienza, l'hai pagato tanto quanto ci hai ricavato con Paolo Lopez, perché di questo si tratta, è un'operazione quasi alla pari, anche se tu adesso 10 milioni li devi versare praticamente adesso, mentre invece il riscatto obbligatorio di Paolo Lopez non è neanche sicuro, perché deve fare 20 presenze. È capace che non buttano più un campo. Diamo per scontato che questo fa 20 presenze, ok? Sono, quindi, 12 milioni. Alla pari. Famo alla, sì, pari. Dai, diciamo alla pari. Famo alla pari. Intanto ti sei assicurato, per almeno spero, un portiere che per le prossime 3 stagioni puoi dire: oh, cavolo, ho tappato la porta. Un portiere ce l'ho. Poi, se dovessi cominciare a vincere, come anche nei progetti di Mourinho, dei Friedkin, della Roma in generale, allora puoi anche pensare di investire un pochino più massicciamente per un portiere coi coglioni, passatemi il termine, che lo puoi definire portiere, mettercelo là e piazzarcelo per 15 anni. Okay. Là è un altro tipo di discorso. Per adesso, per me, sta bene così. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, contenuti consigliati. Alla ciao, prossima, ragazzi, con un nuovo video. Alla prossima. Ciao, regà. Ciao.